Ciao ragazzi, sono Alessandro di Sarda Bike e oggi grazie a Cico Promo Components andiamo a fare l'unboxing del nuovo GPS top di gamma di casa Brighton. All'interno della scatola troviamo il nuovo Brighton Rider S800 che con un sorpasso va ad affiancarsi al Rider S500 che abbiamo già testato e recensito. Se volete vedere la presentazione, andate a vedere il video dedicato. Partiamo da un unboxing velocissimo per vedere il contenuto della confezione. Subito dopo presenteremo le specifiche tecniche. All'interno della scatola naturalmente troviamo il device, una pellicola protettiva presagomata che potremo applicare sullo schermo, un laccio di sicurezza, la brugola necessaria per il montaggio dell'attacco sul manubrio, una custodia protettiva in gomma siliconica, il classico supporto manubrio in metallo e un supporto manubrio compatto. Inoltre troviamo un cavo USB Type-C. Manca il caricabatterie che potete recuperare da qualsiasi altro dispositivo. Per finire, naturalmente, troviamo il manuale utente. Dopo questo unboxing velocissimo, andiamo a parlare del device e delle sue specifiche tecniche. In questo caso l'S800 si colloca al vertice della gamma Brighton e va a superare l'S500, dal quale eredita tutte le caratteristiche tecniche e va ad aggiungere delle nuove funzionalità. Quindi, per tutte le funzioni di base e la connettività, potete vedere anche le specifiche dell'S500. Andiamo piuttosto a parlare dei punti salienti e delle novità. Si parte da un corpo del device completamente rivisto, uno schermo decisamente più ampio rispetto all'S500 e un design che lo rende uno dei dispositivi più sottili della sua categoria, se viene paragonato alla concorrenza. Lo schermo infatti misura 3,4 pollici, ben un pollice in più rispetto all'S500. In questo caso è quindi possibile avere su schermo un maggior numero di dati, esposti tra l'altro in maniera più chiara grazie al nuovo schermo, che adotta la tecnologia MIP, Memory in Pixel, ossia grazie all'uso di colori ad alto contrasto che vanno a riflettere sotto la luce solare, si ottiene una nitidezza e una precisione d'immagine senza precedenti. Il produttore infatti lo descrive come il miglior schermo finora prodotto da Brighton. Per garantirvi una perfetta lettura e leggibilità dei dati in ogni condizione meteo, che sia sotto la piena luce solare o in scarse condizioni di luminosità. Grazie a queste dimensioni generose si passa da 10 campi dati a ben 12. Quindi potete scegliere sullo schermo due ulteriori campi dati che avrete sempre a disposizione. Inoltre lo schermo, grazie al suo rendimento, contribuisce anche ad allungare la vita utile della batteria, che arriva fino a 36 ore di utilizzo, superando quindi le 24 ore dell'S500. Come peculiarità di spicco riservate all'S800 troviamo le nuovissime funzioni di gruppo, ossia le funzioni Group Ride. Grazie all'app dedicata potrete creare un gruppo e inviare il link e il codice univoco ai vostri amici partecipanti. In questo caso chi partecipa all'uscita di gruppo potrà visualizzare sulla mappa in tempo reale la posizione degli altri partecipanti e inoltre potrete inviare e ricevere dei messaggi all'interno della chat. I messaggi possono essere inviati tramite l'app o addirittura come comando vocale tramite il dispositivo, per non andare a distogliere l'attenzione dal vostro allenamento, una funzione davvero interessante per tenersi in contatto con gli altri membri dell'uscita o con chi eventualmente supporta il vostro allenamento e le vostre pedalate. Inoltre verranno registrate delle nuove dinamiche del ciclismo, che vanno ad esaminare ad esempio la vostra posizione in sella o in piedi sui pedali, la posizione e l'inclinazione del pedale e così via. Andremo poi a parlarne con maggiore dettaglio durante il test e la recensione. Per adesso chiudiamo qui questa brevissima presentazione, ma restate sintonizzati in quanto andremo presto a metterlo alla prova.
Nel frattempo, per conoscere ogni suo dettaglio tecnico, vi lascio a disposizione la presentazione dettagliata. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per restare aggiornati sui prossimi video. Grazie e alla prossima. Ciao!